I miei genitori, gli adulti, la società, tutti mi dicono come devo essere e che cosa fare. Ma non posso fare sempre a modo loro. Devo imparare a camminare da solo, anche se vuol dire sbattere la testa contro il muro. Voglio vivere la mia vita. Vai da qualche parte? O sto forse mandando all'aria il tuo piano? Aspetta, muoviti! Aspetta. Stavi per fare una cosa fuori dal mondo, Pablo! È una sciocchezza mai vista, non te ne rendi nemmeno conto. Ma si può sapere di che cosa parlo? Ma io non so come... di cosa parlo. Io parlo di un reato, capisci? Che non è un'azione contro di me, è contro la legge. E se per questo finisci in prigione non chiedere aiuto a me. Ma io non... Adesso è le tardi, dovevi pensarci prima, posso molto sapere prima. Il motivo di tutto questo baccano? Ma certo, ciò che mio figlio stava facendo è molto più grave di quanto lei mi aveva detto. Nessuno vuole sequestrarlo, era un sequestro simulato. Papà, ma come no, ti viene no, in mente una cosa simile? Ti ho pescato lì fuori mentre ti allontanavi, credi che tuo padre sia tonto? Allontanarsi da scuola non vuol dire simulare un sequestro. E lei che ne sa, scusa? Beh, io so... Posso? È meglio dirlo. L'altro giorno non sapevo bene se parlargliene o meno. Che cosa mi deve dire? Glielo dico? Sì, d'accordo. Allora Mansiglia vuole parlare non o non? Stava scappando, stava andando a vedere una ragazza. Una di queste Quale ragazze, ragazza? Non so come dirlo, sa? Quale ragazza? Da uomini. La cica che cobra. Ma quella borsa, Pablo, a che serviva? Beh... No, ci sono degli abiti perché non volevo presentarmi con la divisa della scuola. Sembro un imbecille, allora mi sono Pablo, portato degli abiti. Pablo, lo sembri ugualmente per... Sono ragazzate. Ma quali andiamo? Ragazzate? E poi esiste una dichiarazione di rata in cui dice una cosa totalmente diversa. Aveva oggetti tuoi, aveva un DVD e poi una videocamera, un videoregistratore e altre cose. No, aspetti, quest'uomo è venuto qui a chiedere informazioni per un'iscrizione. Ma che informazioni? Lei lo sa che faccia a questo rata? Pensa che uno così possa andare in giro a chiedere informazioni? Si chiedeva informazioni per una borsa di studio, per quanto riguarda il DVD... Vabbè, non lo so, non ho la mente criminale, non lo so. Bene, sospendo il giudizio, Pablo, ma chiarirò tutto. Va bene per adesso. Ma se sei coinvolto in questo pasticcio, tu finisci al fresco. E io? No, Maritza, dovevi già entrare, era lì. Però aspetta, Nico, perché ci sono due opzioni. Allora, lo posso fare stile Britney, tipo E io? Oppure un po' piuttosto stile Madonna. Ascolta, fallo come vuoi, ma ti prego, fallo. Va bene. D'accordo, riproviamo. Un, due, tre, e... Yo supiera como hacer para que me mires una sola vez. Sería tu chica ideal, te amaría hasta el final. Sì, così. Bene, bravo, ottimo. E allora ottimo. Perché fai quella faccia? Perché... Scusa, se ci fosse anche mia, non sarebbe meglio? No, no, perché mia? Tutte le volte che canta si sbaglia e comunque ha detto no, no, beh, no, sì, punto comunque no. Comunque ha ragione, ci vuole un'altra ragazza nel gruppo. E poi dobbiamo rimpiazzare Pablo. Io cercherò di trovare la ragazza, allora, va bene? E noi cercheremo il ragazzo, ok? D'accordo, ma dobbiamo agire con molta cautela. Deve essere arci, super, iper segretissimo. Sì, certo, ha ragione. E le persone che contattiamo devono essere fidate. Volete provare ancora? Sì. Ma due, vi è piaciuto tre, come l'ho fatto? Sì. Sì, molto, vai. Un, due, tre, quattro. Si yo supiera como hacer para que me mires una sola vez, sería tu chica ideal. Uffa! Mia è sempre stata molto dolce, molto brava. Ma ora è strana, come se qualcuno l'avesse trasformata. Ah, non drammatizzi, Colucci. Non capisce che cambiare è normalissimo a quell'età. È un'età in cui i ragazzi hanno gli ormoni a mille e in cui il loro corpo cambia da un giorno all'altro. Una domanda. È mai stato adolescente? Sto parlando sul serio. Guardi che le sto parlando anch'io molto seriamente. Per favore, me lo dica. Che cosa è successo a Mia? Ha avuto la sua prima delusione. Ha incontrato un tipo senza scrupoli che faceva il doppio gioco, illudendo due ragazzine inesperte.
Sua figlia e la mia. Se gli metto le mani addosso, giuro che la ammazzo. Ma questa è la cosa peggiore che lei possa fare ad un adolescente. Ma com'è che lei li conosce tanto? Perché si può dire che mia figlia è un adolescente da quando è nata. Grazie. È la prima volta che riusciamo a parlare come due persone appena civili. Sì, questo è vero. Non riesco a crederci, sul serio. Forse sarà per il locale. Ha scelto il posto ideale. Sembra fuori dal mondo. Ecco la miglior foto della serata. Caro, è impossibile. Non puoi fare cosa. Ciao, Guido. Alla prossima. Ciao. 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 Sai, Guido, ti ho sognato tutta la notte, sul serio. Sì, tutta la notte? Ma tu lo sai che se mi pagassero per stare nei sogni degli altri sarei milionario? Tutte le ragazze mi stanno sognando, ma che succede? Hai voglia di fare colazione? Oh. Ok. Hai forse qualcosa di più interessante da fare? Sai che ti dico? Sembra che certi sogni diventino realtà. Ho bisogno di tempo. Un po' di tempo, sì. È qualcosa di molto forte. E Mia, tu sta tranquilla, ok? Perché io non ti deluderò. Beh, Guido, io... Sì, sì, dimmi. Io devo sapere se... Sì? Realmente tu sei interessato a me. Ma davvero, Mia? Non vedo che dubbi tu possa avere. Lo sai che per te io farei qualunque cosa. Dimmi che cosa vuoi. Ho bisogno che... Sì? Che tu faccia una cosina per me. Sì, sì, tutto quello che vuoi. Devi uscire con Feli. Come? Sì, avanti. Le posso parlare? Ma certo, e apprezzo molto che tu sia venuto qui a fare chiarezza. No, non chiarisco niente. Potrei chiederle come lo sapeva, come l'ha scoperto. Ho sentito che lo dicevi a Thomas. Questa è una bugia. È una bugia. Thomas mi ha tradito, io ne sono sicuro. Non ti ha tradito, voleva solo aiutarti. Lui è un tuo amico, un amico vero. Magari avessi io un amico così. Ma dico, non sai che per una cosa del genere puoi anche finire in carcere? Ma che finire in carcere, no? Io volevo soltanto spillare qualche soldo a mio padre. Quel denaro che lui non ci deve far mancare e che invece adesso ci nega. Beh, per questo c'è la giustizia. Ma tu rischi grosso per una cosa simile. Io... non ho mai pensato che per questo potessi finire in prigione, non lo so. Sai quanta gente la pensava allo stesso modo e c'è finita? Non puoi giocare sporco come tuo padre, non lo puoi contrastare così. In questo è più bravo, tu devi essere te stesso. Il fatto è che mio padre pretende che io sia come lui. E tu cosa vuoi? Lascia stare le sue pretese, tu che vuoi, tu devi essere te stesso. È per questo che devi lottare. Vieni, prendiamo posto. Ehi, mi raccomando, sempre allegro, eh? Controlli se è pulito il pavimento. Lascia in pace Marcos, ma io non ci badare. Senti, devo dirti una cosa molto importante prima che arrivi Lucan. Ieri sera non l'ho lasciata per un attimo. Dimmi, cosa ha fatto? Ha rubato la merce del bar. L'ho seguita fino alla porta, ma non so cosa ne ha fatto. Ma dove sarà andata? Non ne ho la più pallida idea. Non ha certo avuto un'infanzia facile. Chi lo sa cosa ha fatto per sopravvivere. Lo so, ma se comincia a rubare andrà a finire molto male. Beh, noi facciamo quel che ha detto Manuel e non la lasciamo sola un secondo, ok? Ma a me dà fastidio seguirla. Senti, sempre. Te lo tieni il fastidio, ora bisogna aiutarla, basta. Sì. Va bene? Che cosa c'è? Niente, solo che ti vogliamo tanto bene. Che bella sei. Ti fai la scema. Io non faccio la scema, non posso dire che ti vogliamo tanto bene. Va bene, d'accordo, anch'io ve ne voglio. Eh sì, Peppa, sì. La cena è andata benissimo. Certo, anzi, sai che è stata proprio una bella sorpresa. La verità è che è favoloso e molto affascinante anche. Bene, poi ti racconto, Peppa, ora devo lasciarti. Sì, Peppa, ciao. Possiamo parlare finalmente? Sì, va bene. Qual è il problema questa volta? Dimmi pure. Sono gli attacchi di panico di Maritza. No!
Marcel, ma mia figlia non soffre di attacchi di nulla. Beh, può essere che sia un po' nervosa, isterica, irrequieta, però questo è normale. E poi non so da chi li ha presi, perché da me sicuramente no. A meno che questo non sia un regalino da parte del per padre. Per carità, adesso non farmi entrare in questo tipo di disquisizione. Quello che è certo è che se tua figlia non ha attacchi di panico, è una mitomane, è una persona che in ogni modo attira l'attenzione di tutti. Che ti succede? Basta, ne ho abbastanza della scuola, della commissione, degli allievi, dei genitori degli allievi, di mia moglie, di tutto, ne ho abbastanza! C'è qualche problema con lei? Sì, quelli di sempre, pare che non abbia alcuna stima di me. No, oh, ma come fa questa donna a non capire tutte le qualità che tu possiedi e che sono tante? Tu sei l'uomo che qualunque donna sognerebbe. Ne sei certa? Intelligente, affettuoso, sicuro, molto distinto. Proseguo? No. Tanti complimenti mi mettono in imbarazzo. Te li meriti tutti. Sonia, mi dai tanta pace, tanta serenità. Beh, a volte anche tanti problemi, tanti problemi. Di che stai parlando? C'è un padre che si è lamentato con la commissione per le tue ingerenze nell'istituto. E chi sarebbe questo troglodita? Questo io non lo so, non ne sono sicuro, però ho un certo sospetto. Penso che sia il signor Colucci. Ah, no! Mister Presunzione non può pensare di farmi passare per un idiota. Ah, no. Questo non lo sopporto. Gli farò vedere io con chi ha a che fare. Vado! Fernanda, ma ha una voce un po' strana. Forse dovremmo ascoltarla meglio. E Luli invece? Luli canta, ma non è molto spigliata, però io la segno. Ah, lo so, ascolta, Vico, non sai come canta Vico, l'ho sentita. Sì, so come canta. Quando non contrattano in un prottiulo, la chiamiamo. Ai, non sei assassino. Bueno, nena. Comunque, non possiamo estendere le audizioni a ragazze di altri corsi. No! Questa è una ricerca da fare in gran segreto. Ah. Fai finta di nulla che l'imbranato ti sta guardando. Ma che brava, Luna, davvero brava. Oh, Luna. Tesoro mio, come stai? Sta benissimo, zia, perché Luna non piange ogni minuto per un imbranato bestione come Nico che non sa nemmeno quel che si perde. Avevo tanta paura che tu fossi rimasta male per quella brutta storia, piccolina. No, era prima di incontrare una consigliera spirituale come me. Oh, è stata una fortuna, allora. Ehi, ciao, ma... che cosa c'è lì dentro, Kata? Me la manda un fornitore. Contiene alcune cose che ho richiesto, ma stavolta in particolare c'è una sorpresina per te. Ah, per me? Sì, sì, c'è una bella sorpresina per Aspetta. Te. Ma io non ci posso credere! Grazie! Se continui a guardarla così, ti cascano gli occhi, Nico. Faccio io. Non posso. Non avrei mai detto. È un'altra cosa. Non avrei mai detto di esserne così innamorato, però ora che non ce l'ho più... Beh, ma adesso ci sono altre cose di cui dobbiamo discutere, Nico. Ma è che non posso... Lo capisco, ma ora abbiamo il nostro gruppo. Dobbiamo pensare solo a questo, trovare un rimpiazzo per Pablo. Ecco quello che dobbiamo fare, andiamo. Andiamo al lavoro. Ehi. E dai, muoviti. Che studioso. In chimica sono scarso. So tutto, Thomas. L'hai detto a Santiago. Ma l'ho fatto per aiutarti. Sì, certo, me l'immagino. Paura? Pablo, se vuoi litigare, litighiamo pure. Per me non c'è problema. Ma io non mi pento di nulla. Allora ne sei addirittura fiero, eh? Sì, perché no? Ma forse sei troppo stupido per capirlo. Come? Vieni qui. Grazie. Ma che scena commovente. Congratulazioni, aspetto l'invito per il matrimonio. Hai qualche problema? Risolviamolo. Nessun problema. Basta, tranquillo. Ora basta, non litigate. Vi prego, abbiamo una cosa importante da fare. Ho bisogno di un cantante. E da me che cosa vuoi? Trovatelo, scusa, io che c'entro? Tu sai cantare? Ah beh, ho cantato a un congresso di sordi e nessuno si è lamentato. Molto divertente. Ma scusa, il cantante sono io. Non hai detto che te ne andavi? Oh, quante volte devo ripeterlo? Avevo un lavoretto, l'ho finito e adesso ci sono. Beh, perfetto, Maurizio voleva te, per cui ora il problema è risolto. Dai, andiamo. Sì, magnifico. Hai visto? Ehi, Pablo, sei matto? Se tuo padre viene a sapere che componi musica, ti distrugge, aspetta, non ti perdonerà mai. Adesso calmati, è il mio modo di affrontarlo, Tomas. Beh, col finto sequestro non è andata per niente bene. Non è il mio terreno, capisci? Per battere mio padre, devo essere me stesso. È
pazzesco. Bere mate in questa scuola è come un reato federale. Non so, pare che sia sconveniente. Che mi importa? Lascia che dicano quel che vogliono. Ma sbrigati, Marizia, perché dobbiamo ancora tenere le audizioni di canto. Vorrei che la facesse anche Belen. Sì, ma non dire perché cos'è, se no lo vogliono fare tutte. Ne prendo ancora un po'. Hai visto? Era piena di merce. Luhan sta derubando mia zia, che facciamo? Ragazze, è buono il mate? Ma è splendido. Ecco, tienimelo. Ci riscalderesti l'acqua per la prossima ricreazione? Sì. Tieni, zia, grazie. Ah, grazie. Ragazze, voi aspettate, potete provare a cantare queste parole su questa musica. Ah, è una io canto come Britney. Io lascia. Beh, questa è la musica. Questa lo so, questa lo so. Sì, certo, vediamo. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chica ideal, te amaría hasta el final. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chica ideal, te amaría. E dimmi, quanto tempo dovrebbe durare? Non ne abbiamo ancora parlato. Beh, finché non si sarà dimenticata di Vico e di Manuel, siamo d'accordo? Sì, ma la devo anche baciare, perché no, non mi piace. No, tranquillo, non devi baciarla. Dovrei solo mostrarti molto interessato a lei e basta. E ascolta mia, quando noi due usciremo insieme, che succederà? Lei non si arrabbierà molto? Voglio dire, sarà un po' gelosa a vederci insieme, no? No, Guido, non avere tutta questa fretta. Mia, Marizia mi sta seguendo con un sorriso strano e con gli occhi da fosse. Beh, tutta... come sai? Ehi, aspetta un momento, Feli sta con me e adesso non può parlarti, chiaro? Ciao, andiamo. Ciao. Io non lo posso picchiare perché a volte è anche divertente. Tu invece no. Bene, tutti sanno quello che devono fare. Non voglio che ci siano errori. Dovrà essere tutto impeccabile. Ora devo controllare alcune scartoffie. Torno tra un quarto d'ora. Tra mezz'ora arriva il pubblico, d'accordo? Sì, signore. Molte grazie. È qui che c'è la sfilata di Franco Colucci? Sonia Ray, che piacere vederla qui. Benvenuta. Grazie. Sfilerà anche lei? Beh, dipende. È tutto molto bello, i miei complimenti. Peccato che ci sia qualcosa che a mio parere stona. Se posso dire, i fiori sono un regalo delizioso che ci fa madre natura. E non è per niente bello trovarli nell'immondizia. Con permesso? Signora, ma che succede? È impazzita? Che sta facendo? Pazza sono stata ieri, semmai, ad accettare di uscire con un essere immondo come lei. Di chi sta parlando? Un povero uomo mi confida tutti i problemi di sua figlia e poi presenta un reclamo contro di me a scuola. Può calmarsi un momento, per favore? No, guardi, io non mi calmo per niente. Qual è il problema? Te lo dico io qual è il problema. Il problema è che non permetto a nessuno di prendermi per un'idiota. Ma che cosa sta dicendo, signora? Sì, l'ha fatto, ma non pensi di starsene tranquillo finché io sono da queste parti. E questo glielo garantisco. Oh, roba da matti. Gloria? Sì, signore? Io vado. Adesso ho una riunione, devo incontrare Ciamendi. Ma perché? C'è qualche problema? I soliti, i conti, nulla di che. Mi piacerebbe che lei si prendesse cura dell'istituto. Beh. In realtà forse dovrei comunicarlo al professor Mansilla, però... preferisco lo faccia lei. Beh, io ecco, ne sono molto onorata, signore. Molte grazie. A dopo? A dopo, vada. Vada pure. Vada, certo. Ah, quant'è ipocrita. Gli do una mano in tutto e non ha fiducia in me. Va bene, è quello che ha voluto. Io non farò nulla che vada tutto quanto in malora. Vado a prendermi un po' d'aria. Un po' d'aria, ho bisogno di aria. Bene, vieni. Ma sei matto? Shh, può vederci qualcuno? No, non c'è nessuno qui ma dentro, tranquilla. Ma che vai? E se ci scoprono? Non entra nessuno. Sto diventando matta. Io penso sempre a te. No, è che possono entrare, io non me la sento. E va bene. Ecco,
Senti, diamo un'occhiata alla pagina degli spettacoli, così magari scegliamo qualche altro bel film. Leggi gli oroscopi. D'accordo, ok, gli oroscopi, vediamo. Oroscopi, dove sono gli oroscopi? Ecco. Il tuo segno? Sagittario. Sagittario. Allora, se hai qualcosa da dire a un'amica, non devi esitare malgrado le conseguenze. Cosa? Ma è quello che sta succedendo a me? Sì, e infatti me lo sono inventato. No, sul serio, Vico, quando è che lo dirai a Mia? Non te lo so dire, sai, negli ultimi tempi non ci vediamo così tanto. Uh-huh. Cioè, praticamente mai. Ma non deludermi, per favore. Al mio fianco voglio una tipa coraggiosa. Bene, ti prometto che oggi le parlerò. Ci posso contare? Sì. Ok, ora leggi tu il mio. Sì. Capricorno, dai. Forza. Allora? Quando lo scopre. Cioè, no, ma lei è una brava persona, perché stai insieme a Franco, no? Perché? No, era solo una battuta di spirito. Senti, forse è meglio che lo faccia vedere subito a Mia. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Sai cosa possiamo fare oggi? No. Ho capito. Beh, allora te lo spiego. Noi due soli nel parco, questa sera, al chiaro di luna, abbracciati stretti stretti, eh? Che te ne pare? Ci potrei pensare, non ma lo no, so. Ma no, che c'è da pensare? Scusa, non vedi chi hai di fronte? Guardami, io sono il migliore. Facciamo una bella cosa. Questa notte al parco ti aspetto, sì? Senti, Feli, dov'è Mia? Che ne so, non sono la tua serva. Visto? Dopo qualche secondo in mia compagnia diventa matta, hm? Come stai? Bene. Vuoi provarli? Ti posso chiedere una cosa? Sono un po' in imbarazzo, in realtà. Sei felice con Vico? Cioè, più che con me? Beh, con i tuoi... Sì, vedo abbastanza. Bene, ragazze, per scendere una scalinata tipo indossatrice occorrerebbe molta pratica. Facciamolo insieme, un piede e l'altro. Mia, ti stavo cercando. Ragazze, via, fuori. Ehi, a dopo. Vedere si può una sapere cosa. Che succede? No, Vico, ti prego, io non leggo queste cose. E comunque le pagine di moda sono orribili. E io ho le ho riviste internazionali. Ma no, per questo ti devi interessare mucho más, mi da quello. No, noi che siamo alla vuota del Jerry. Che sei torretta, mi testamento per morire. Mia. Irene, io non voglio polemizzare sui tuoi metodi, ma penso che dovresti parlare di più con i ragazzi. Mm-hmm. Ascolta, Mansiye, io credo che siano i ragazzi quelli che dovrebbero ascoltare noi che siamo gli adulti, perché altrimenti va a finire che si crea una confusione di ruoli molto pericolosa. Ma non è una confusione, è un interscambio. Loro imparano da te e tu puoi imparare qualcosa da loro. Sì, certo, guarda, sono molto in ritardo per la prossima lezione. Ne riparliamo in un altro momento, Mansiye. Mm? Ci vediamo. Sì. Hai dimenticato il libro? Mi scusi. Salve. Salve. Sono qui perché vorrei che mi dicesse la verità su mio figlio. Credo abbia concepito un sequestro simulato perché non sopportava l'idea di dover lasciare la scuola. Oh, non capisco come sia potuto arrivare a tanto. È arrivato a tanto per i problemi con il padre. È che non so cosa fare, mi capisce? Non so cosa fare, sinceramente. Io lo dico perché sono io quella che deve aiutarlo. Io gli ho parlato. Pablo è un ragazzo molto sensibile, molto intelligente. Solo che... Ma sono io la madre. Sono io la madre. Alla fine devo giungere alla conclusione che mio marito forse ha ragione. Che io non servo a nulla, come ma dice no, sempre. No, senta, lei deve confidare nel suo istinto di madre che la aiuterà. Mi fa piacere che ti sia ripresa da quell'attacco, spirito. Molto bene, ora aprite il libro di storia alla pagina 78. Whitelock, comandante dell'invasione del Rio della Plata, riuscì a conquistare la capitale del vicereame e il 28 giugno sbarcò nella baia del Barragán. Da lì in poi la campagna fu caratterizzata da svariati errori strategici. Quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely.
aparte de ti, tu boca. Me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. El mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo compás. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo compás. Mi dica, l'ascolto. Mi sono preso la libertà di disturbarla personalmente perché vorrei informarla sulla mia decisione in merito al problema della continuità nella direzione dell'istituto. Mi spiace molto, certo ci mancherà. Sì. No, signore Ciamendi, il fatto è che io voglio restare. Ma non si senta obbligato, Denoff. Nessuno è indispensabile. Ma certo, questo è chiaro, però il fatto è che io sento per questo istituto un coinvolgimento grande, molto forte. Comunque noi avremmo già pensato a un candidato che possa rimpiazzarla. Ah, e chi sarebbe? Si tratta di un professionista con un curriculum di tutto rispetto. Insomma, le sue referenze sono molto buone. Ha lavorato anche all'estero. Ah. Sì, è un professore giovane. Santiago Mansilla. Ah, no. Signore Ciamendi, se lei mi parla di disciplina, questo buffone non può garantirla in nessuna maniera. È questo il nostro problema, Dunoff, la mancanza di disciplina. Beh, allora le posso assicurare che come direttore io voglio imporre una nuova disciplina nell'istituto. Vedrà che a partire da oggi il cambiamento sarà radicale. Per favore, signore Ciamendi, si fidi di me. Sai che sei la persona che apprezzo di più in tutta la scuola. E allora? E allora, proprio perché ti apprezzo, non ti voglio illudere. Insomma, lo sai che non sono innamorato di te. E di Vico invece sei innamorato? Ma non lo so. Ci divertiamo, ci conosciamo un po' meglio. È chiaro che non mi sto divertendo come quando stavo insieme a te, certo. Senti, perché non ti cerchi un altro ragazzo? Perché non ce ne sono altri per me, Manuel. Io dico di sì. Dico che hai migliaia di ragazzi. Ma anche tu devi renderti un po' più disponibile. Può darsi. Sei sicura? Comunque ne riparliamo. Sì. Ciao. Ecco! Ah, sei una matta, sei una no! Matta. Matta no, io voglio che canti nella band! Ti piace? Quanto ti piace? Io lo sapevo! Di cosa parli? Beh, ascoltami bene. Ti ricordi l'altra sera che eravamo in discoteca e i ragazzi hanno dovuto pagare cantando perché non gli bastava il denaro per entrare? Bene, al titolare è piaciuto molto e vuole che andiamo lì ogni fine settimana a suonare. Lo organizziamo Nico e io e vogliamo che tu sia la cantante! Io non sono la persona giusta per questo. Sì, ma tu sai cantare molto bene, Feli, che ti importa? Perché no? A parte che io sono piuttosto brava a scoprire nuovi talenti. Ma Marizia, tu mi ci vedi su un palcoscenico? Sì, quello che ti manca è un po' di fiducia in te stessa. Ma le mie amiche rideranno di me. E allora ridono anche di me. Tu devi dimostrare di essere più forte di quelle là. Sì, può darsi. No, con quella faccia non ti guarda nessuno dei ragazzi che diceva Manuel. Allora stavi ascoltando, vieni qui. Povero il mio papino. Sta entrando nella terza età e non ha ancora trovato una fidanzata. Non capisco come mai uno come lui, un tipo ricco e affascinante, non abbia mille donne che gli stanno dietro. Appunto, ne ha mille, ma nessuna vale la pena. Beh, forse potresti trovargliene una. Purtroppo non c'è nessuna donna che sia all'altezza del mio papino. Bene, d'accordo. Io ti ho avvertita. Se non te ne occupi tu, tuo padre finirà per fidanzarsi con una donna qualunque. Potrebbe essere Sonia Reia. Ah, no! Calma. Io dico le cose come stanno. Hai visto cos'è successo? Sonia ha fatto l'amica con te per agganciare tuo padre. Devo trovargli una fidanzata al più presto. Hai ragione. Va bene, però chi? Mia, scusami. Per caso non hai un po' di crema per le mani da prestarmi? Sì.
Sono io, Luna. C'è qualche novità? Sì, pessime notizie. C'era un altro contenitore al bar. E allora? E allora è sparito. Beh, può averlo preso tua zia Sandra, o no? No. Giù, ferma! Dobbiamo seguirla, dobbiamo seguirla! No, 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 ma non capisco, Luna, dobbiamo scoprire dove porta quella roba, non... Sei solo una codarda! No! Dare dei soldi per rubare la merce della zia Sandra. Credi che sia una ladra? No, ma vorrei sapere perché lo fai, visto che non ne hai necessità. Io non rubo nulla. Non mi dire storie, perché ti ho appena vista vendere la merce della zia Sandra a quel tipo e ti abbiamo anche vista nascondere un computer nello sgabuzzino, un computer di queste dimensioni. Ti abbiamo? Sì, Luna e io, per l'appunto. Allora mi stavate spiando. No, però, perché l'hai fatto? Io ti posso prestare dei soldi se hai bisogno, Luhan. Vieni. Aia! Lui è Mario, con la sua famiglia. Mario, ti presento un'amica, che era la migliore una volta. Questo non è cibo fresco. Sono gli avanzi del locale che zia Sandra prende e mette qui dentro. Io seleziono le cose commestibili e le do a lui. Luhan, scusami, ti giuro che io... Ma chiudi quella bocca. E questo è il mio compenso. L'ha fatto mia figlia a scuola, per ricompensarla del fastidio che si prende per noi. Luhan è un angelo. Ma... Luhan, aspetta! Luhan! Mi piace, Gloria. Mi sembra che abbia un bel fisico. È alta. Guarda, secondo me potrebbe essere una top model. Sì. Non lo so. Non ti sembra un po' freddina? Beh, preferisco lei a quell'altra esagitata, scusami. E comunque, se Papino si fidanzasse con Gloria, io otterrei alcuni benefici extra. Potresti organizzare i matrimoni. Te la cavi abbastanza bene, hai messo insieme Guido e Feli e non sono ancora tornati. Ehi, che cosa vuoi? Scusatemi, vuoi? Ma se mi becca il bidello mi fucila. E Feli come sta? Dov'è? Non come sta? L'ho aspettata al parco con un freddo terribile. Dov'è finita? Bel bidone mi ha fatto. Ma come? Non è venuta? Dov'è finita? Vorrei saperlo. Andiamo subito a cercarla. Ehi, calma! Ecco gli spartiti, ragazzi. Sicuri di saperli leggere? Ciao. Marizia mi ha convocata per cantare. Ah, benissimo. Marizia adesso non c'è perché aveva da fare un paio di cose, ma dai, vieni. No, no, ma tanto arriverà tra poco. Che cosa ci fai qui? Sono il chitarrista. Marizia non me l'ha detto. Beh, forse per non condizionarti nella scelta. Mi fa piacere. Comunque, che ci sia. Non mi va di aspettare Marizia tutta la sera. Cominciamo a provare. Vieni, ho il testo. Uno, due, tre. Sei pronta? Ah, sì, certo, lo so. La canto? No, senti la musica ora. Sì. Oh. Luna, io ce l'ho messa tutta, ma corre troppo veloce. Sì, lo so, è arrivata un attimo fa. Sì. E tu che cosa ci fai qui fuori? Che succede? Perché stai piangendo? È che Luhan mi ha detto delle cose orribili, che sono falsa, che è meglio che non mi avvicini più a lei, che sono solo una commediante, beh, insomma, di tutto. Beh, non te la prendere, però stavolta abbiamo proprio toppato. La merce lei non la rubava. Erano gli avanzi del bar che lei portava a una famiglia povera. No. Sì, te lo giuro. Oh, come abbiamo potuto dubitare di lei? Non lo so. Non ci posso credere. E il portatile? Non so, questo devo ancora chiederglielo. È qua? Sì, però ce l'ha a morte anche con te. Vacci piano. Andiamo. Venite pure, avanti. Ecco, questo computer me l'ha mandato il mio tutore per comunicare con lui. Mi ha detto di tenerlo sempre acceso per ricevere i suoi ordini, ma non l'ho mai fatta.
Ma qui vedo che hai ricevuto migliaia di messaggi. Senti, ho già chiarito tutto. Mi spiace, ma dovrete inventarvi un'altra storia per parlare male di me. No, non l'abbiamo mai fatto, Luhan, non dire così. Allora mi hai preso per una stupida. Sono stanca di falsità, davvero stanca. E tu non sei meglio delle altre. Sapete, voi siete uguali a Mia. Le due cocche di mamma che giudicano le persone solo dalle apparenze. Non dire così, perché io non sono uguale a Mia. Ti sembra? Perché non ti interessa come ci vestiamo. Ma poi giudichi comunque. La ladra ero io solo perché sono orfana e non ho una casa come la vostra. Qui dentro siete tutti uno schifo. No, no, la colpa è mia. Non avrei mai dovuto aprire bocca, sono proprio un idiota. Siamo in due allora. E Feli? Non so, probabilmente è in dispensa a ingozzarsi di olive e salatine. Non essere odiosa, Vico. Cosa fai? La cerco nel parco. Vieni. No, no, basta. Basta cercare Feli, non siamo le sue bambinaie. Sì, ma le è successo qualcosa di grave. Perché, scusa, per non uscire con un ragazzo è chiaro che le è successa una cosa grave. Dobbiamo cercarla. Vico, muoviti, sì, per favore, dai. Sì, d'accordo. Ciao. Ciao, Feli, tutto bene? Feli, come stai? Ma dov'eri? Dov'eri? Sono uscita con Guido. Siamo usciti insieme. Ah, con Guido? E com'è andata? Bene, grandioso. Ci siamo divertiti molto, ma i dettagli ve li dico domani. È stata una serata impegnativa. Vado a lavarmi i denti. Sì, ciao. E quindi chiuderemo con questa canzone che dovrebbe piacere molto. Mi ascolti o no? Sì, ti ascolto, ma se lo viene a sapere tuo padre. No, che dici? Ma va. Buongiorno. Tutto bene? Sì. Mamma, problemi? Sì, c'è qualche novità. Allora vi lascio soli, a grazie. Dopo. Ti posso parlare? Sì, qual è il problema? Molto bene, ho parlato con Durov. Ci presta il suo ufficio per parlare tranquilli, andiamo? Che cosa fa lui qui? È venuto qui per parlare con noi. Non gli devo dire nulla, quindi fate a meno di me, chiaro? Piantala di dare spettacolo, moccioso, e andiamo a parlare. Incredibile, ve lo giuro, mai vista una cosa simile. Guido, devo parlare con te. Tutte mi vogliono parlare, scusatemi ragazzi. Ciao. Non fare sempre. Ci vediamo dopo. Ascolta, se Mia e Vico per caso ti chiedono dov'eri ieri, di che eri al parco con me. È tardi. Cosa? Sì, mancano ancora 10 minuti, come sarebbe? Tardi per dirlo alle ragazze. Mi hai fatto un bel bidone e questo non va tanto bene. Sì, con me non si scherza. Scusami. Comunque sono andato a cercarti in camera e c'erano le ragazze. In camera? No, e hai detto che non ci siamo visti. Ho detto che non ci siamo visti, ed è vero, cosa potevo fare? Ma perché l'hai fatto? Non puoi entrare in camera nostra. Scusa, aspetta solo un secondo, calmati ora. Tu mi fai il bidone, mi preoccupo per te e ti arrabbi pure. Ma chi ti credi di essere? Anche se mi ha costretto a venire qui, io con lui non parlo. Sono stanco, capisci? Stanco di avere sempre pazienza, di avere tanta comprensione, tanta considerazione. Sì. A che comprensione ti riferisci? Sì, dimmi. Per te. A quella con cui lasci me la mamma senza casa, per strada, per esempio. Pablo, o con cui mi cacci dalla scuola. Pablo, non essere insolente, non essere insolente. Non ti picchio finché siamo a scuola. Basta, ve lo chiedo per favore. Basta. Questo è un momento per festeggiare, non per arrabbiarsi in questo modo. Calmatevi. Sì, hai ragione. Hai firmato il divorzio? Era questo che volevi dirmi, no? No, tesoro, non è questo. Quel che voglio dirti è che tuo padre e io ci siamo riconciliati. È questo che voleva dirti, Pablo? Sì, perché tua madre ha riflettuto e ha preso la decisione di restare al mio fianco durante questa campagna. Bene, le mie congratulazioni, davvero, tesoro, mamma. Tesoro, ti giuro. Però non posso restare a festeggiare con voi. Ora devo tornare in classe. Vi prego di scusarmi. Ragazze, devo parlare con voi. E perché? Hai appena scoperto che Guido ci ha raccontato tutta la verità? Io... Perché mi hai mentito, Feli? Perché non potevo dirti la verità e tu non me l'avresti perdonato. No, certo, dopo tutto quello che ho fatto è perché tu stessi con Guido. Beh, non importa, dai. Adesso resta qua. Dai, vieni, Feli, raccontami. Dov'eri allora? È che non te lo posso dire, perché sto facendo una cosa con altri ragazzi della scuola e mi hanno chiesto di mantenere il segreto. Non posso. Senti, io sono quell'amica con la quale dovresti condividere tutto. Parla, dove sei stata? Condivido tutto tranne questo, Mia, perdonami. No, non può essere, lei non può farmi anche questo. Mia, anch'io avrei una cosa da dirti. Aspetta, che non sia una cosa che riguarda Feli, perché sto per collassare. No, non c'entra Feli, riguarda sabato.
Lo so. Lo so, sei stanca di fare la veterinaria dello scimmione azteco e non sai come uscirne, vero? Dai, racconta. No, no, è che quello che volevo dirti è che sabato io devo andare alla sfilata con Manuel. No, scusa, come sarebbe che devi andare? Beh, che... il fatto è che non potevo dirgli di no, perché altrimenti avrebbe invitato un'altra ragazza mia. Cerca di capire! Per favore, Gloria, devo avere quel numero di telefono. No. Sì, questo signore mi paga la retta, però anch'io ho qualche diritto. No, 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 no. Io non so se posso darti questo numero, anche perché il signor Dunoff non c'è, è occupato. E io non lo so se... non lo e so va bene, proprio. D'accordo. Quando è così io chiamo il tribunale e ve la vedete con loro. No, perché chiami il tribunale? Per parlare con il giudice. Lui è tenuto ad ascoltarmi. Io voglio andarmene. No, no, no. Aspetta un momento. Non complichiamo le cose. Io ti do questo numero, va bene? Comunque, non so se questo è il numero del tuo tutore. Cioè può essere il numero di chiunque. No, voglio dire che noi non sappiamo se è proprio il suo. È un numero che ci hanno dato per comunicare con qualcuno in caso di novità urgenti, ma non sappiamo se è il numero del tuo tutore. Sì. Bene, ecco qui il numero. Vai adesso, no, muoviti. No, un momento, voglio chiamare subito. Che stai facendo? Ma chi stai chiamando ora? No, Luhan, ascolta. È lui. No, è la segreteria. Salve signore, parla Luhan Linares. Ho bisogno che lei mi faccia uscire da questa galera al più presto. Per favore, sono un essere umano, sto soffocando qui dentro, capisce? Salve. Mi spiace, Luhan. Ma a me di più. Comunque, grazie. Ci vediamo. Elite Way, pronto? Sì, buongiorno. Ah, lei è il tutore dell'allieva Linares. Eh sì. Eh beh, certo, mi dica pure. E perché non ha risposto a me? Allora digli che con quei soldi può pure... Sì, signore. No, in questo momento il signor Dunoff non può rispondere, però può lasciare detto a me, sono la segretaria e posso riferire. Di che mi faccia uscire da qui dentro, per favore, che mi porti via. Ah, non si preoccupi, non si preoccupi, io riferirò il messaggio. Ah, beh, d'accordo, come preferisce. Allora richiamerà lei più tardi. Molto bene. Maritza, possiamo andare in classe che è già abbastanza no, tardi? No, no, no! Io voglio restare qua ad aspettare Luhan. Non capisce che le abbiamo fatto una cosa orribile? Sì, lo so, ma abbiamo già cercato di parlarle e non vuole ascoltarci. Beh, non mi importa, anche se non vuol più saperne. Io l'aspetterò qui. Arriverà, tranquilla. Luhan, io... Com'è che non sei in divisa adesso? Non ne ho bisogno. Ho un permesso di uscita per la giornata e non torno più. No, non te ne puoi andare. Ah, no? E perché? Chi me lo impedirebbe? Che cosa fate voi due ancora qui fuori dall'aula? Noi stavamo aspettando Luhan per entrare insieme, no? No, no, no. Luhan ha un permesso speciale per uscire oggi e rientrerà a scuola non prima di stasera. No, no, non se ne può andare. Perché no? Ti ho fatto una domanda. Perché non può uscire Luhan? ¿Qué estudias o qué estás, eh? Tengo que levantar química. Ya sé todo, Tomás. Para que siento miedo a la puerta. ¡Una vez, Camil! Ya sé todo, Tomás. Vos podías probar ser vos misma, ¿o no? ¿Sabes que justamente estoy en eso? ¿Perdón? El hogar que estaba acá, ¿dónde está? Mira, no sé dónde está el hogar. Nosotros estamos demoliendo todo el edificio. ¡No puede ser! ¿Cómo que no puede ser? No sé qué quieres decirme. Los chicos de los frescos me lo mandaron. Como todos ustedes sabrán, la compañera de ustedes, Spirito, hoy se escapó del colegio. Y eso, con las nuevas normas disciplinarias, se contrarresta con la expulsión